Buon pomeriggio dalla redazione, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Elive che in primo piano anche quest'oggi vede la cronaca e vede il secondo sgombero in appena pochi giorni effettuato dal comune di Brescia, dalla polizia locale di Brescia in territorio cittadino, un'altra struttura abbandonata ormai da diversi anni, si tratta dell'ex casa editrice La Scuola. Un nuovo sgombero in città da appena un paio di giorni da quello effettuato all'ex bocciofila del quartiere Primo Maggio. Questa volta a finire nella lente d'ingrandimento è stata un'altra struttura abbandonata, nota per essere covo di abusivi, l'ex casa editrice La Scuola. Alle 8 tre pattuglie insieme con l'unità cinofila sono entrate nell'area di via Cadorna, vuota ormai da diversi anni, all'interno della quale si trovano un corpo uffici di 3 piani e i capannoni un tempo destinati alla produzione. Accompagnati da alcuni addetti, le divise hanno perlustrato questi locali, individuando al primo piano 11 italiani, 8 uomini e 3 donne. Le stanze all'interno dell'edificio erano state trasformate in mini appartamenti, alcuni dei quali erano chiusi con delle catene. Gli agenti hanno controllato anche questi ambienti e hanno trovato masserizie, effetti personali, numerose siringhe e contenitori per le sostanze stupefacenti. Gli abusivi, una volta identificati, sono stati allontanati dalla zona, mentre la proprietà ha proceduto alla chiusura e dato inizio alla messa in sicurezza. Nelle stesse ore anche il parcheggio dell'ormai ex centro commerciale Frecciarossa è stato attenzionato dalle forze dell'ordine. Sono infatti stati chiusi gli accessi al settore rosso, mentre resterà aperto il settore arancio. In settimana la proprietà terminerà il progetto esecutivo per i lavori di muratura, che verrà sottoposto ai vigili del fuoco per l'approvazione. I rifiuti presenti sono poi stati smaltiti. Il comune fa infine sapere che una pattuglia della polizia locale monitorerà più volte al giorno i parcheggi interrati ancora aperti. Andiamo ora sul nostro quotidiano online www.livebrescia.tv per un'altra notizia di cronaca e purtroppo un altro incendio che nelle scorse ore ha riguardato il territorio della nostra provincia. Come potete vedere dal titolo, siamo ad Arfo Boario Terme, un altro, il secondo incendio boschivo ad appena poche ore da quello che era divampato nella giornata di domenica nei monti di Sarezzo. Alle 16 di lunedì due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Brescia sono intervenute appunto ad Arfo Boario Terme in località Capo di Lago per spegnere un incendio boschivo. In questo caso sono circa 3.000 metri quadrati interessati dall'incendio. Sul posto per la bonifica, oltre appunto alle due squadre dei vigili del fuoco, anche i gruppi di protezione civile dei comuni di Piancamuno, Piamborno e di Gianico, i carabinieri forestali, un elicottero di Regione Lombardia nelle vicinanze dell'incendio, sono presenti tra l'altro diverse baite. Il timore è che ci aspettino ora dei mesi difficili da questo punto di vista, anche alla luce di una situazione siccitosa che purtroppo, come ben sappiamo, non demorde. La speranza è che non si ripeta quanto accaduto lo scorso anno, lo ricorderete, con numerosi incendi in lungo e largo per tutta la provincia, ma anche in città, con numerosi tristi episodi sul Monte Maddalena. Proseguiamo ora con la pagina politica del giornale. Ovviamente al centro ancora l'avvicinamento alle elezioni amministrative che riguarderanno anche la città di Brescia. Da ieri l'annuncio ufficiale a livello nazionale di Più Europa, che sosterrà appunto nel nostro territorio il candidato sindaco del centro-sinistra Laura Castelletti e farà parte della lista del Terzo Polo formata da Azione Italia Viva. Più Europa a Brescia sarà a sostegno della candidata sindaco Laura Castelletti nella lista di Azione Italia Viva e appunto Più Europa. Lo ha deciso la direzione del partito riunitasi lo scorso 1 aprile. Laura Castelletti sarà sostenuta anche dal sindaco uscente di Brescia Emilio Del Bono, ha dichiarato il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Per noi è molto importante che nel progetto politico che porterà alle elezioni siano incluse anche le nostre istanze sui diritti civili e che il Terzo Polo sia all'interno della coalizione di centro-sinistra senza la presenza del Movimento 5 Stelle. Da qui, conclude il segretario, parte il lavoro per Brescia che, ricordiamolo, è capitale italiana della cultura. Rimanendo nel centro-sinistra, rimanendo nel tema della corsa alla loggia 2023, nella giornata di ieri la candidata sindaco Laura Castelletti, affiancata dagli assessori uscenti e comunque anche candidati a questa nuova tornata elettorale, Alessandro Cantoni e Marco Fenaroli, ha presentato il suo programma per far fronte al problema abitativo di Brescia. La promessa sono 600 nuovi alloggi sociali, quindi con un canone di affitto sociale calmierato, partendo appunto dal quello che è il patrimonio presente attualmente inutilizzato e quindi passando attraverso la rigenerazione anche energetica e la ristrutturazione. Noi abbiamo lavorato in questi 5 anni alla riqualificazione di 350 alloggi pubblici
e nella stessa direzione lavoreremo nei prossimi anni. Abbiamo un patrimonio abitativo importante che deve essere riqualificato e rimesso sul mercato. È molto importante, questo è l'altro obiettivo, quello di attivare dei percorsi virtuosi anche attraverso un dialogo stretto con i privati che oggi hanno spazi sfitti, magari in condizioni di degrado. E allora bisogna lavorare attraverso un osservatorio che abbiamo proposto con tutte le realtà istituzionali e che si occupano del tema abitativo per riuscire appunto a costruire insieme un percorso che ci permetta di mettere sul mercato un numero superiore di abitazioni. Oggi ce n'è una grande richiesta, soprattutto per i redditi medio-bassi, le persone anziane sole, i giovani in una condizione di precariato oppure genitori che sono separati e hanno famiglia, e quindi da questo punto di vista serve dare una risposta. Come adesso abbiamo appena dato la notizia che in via Villa Glori, dove abbiamo 160 alloggi popolari, inizieremo ad intervenire in modo importante sulla struttura per riqualificarla, valorizzarla al meglio, lo stesso progetto lo vogliamo riproporre anche per altri immobili della nostra città. Tenete conto che sono 2.400 immobili e in questi 5 anni ne abbiamo sistemati 350, poi abbiamo i 270 che verranno al posto della Tintoretto in housing sociale e oltre a questi 160 che andremo a recuperare nei prossimi 2-3 anni in via Villa Glori. Questo è l'obiettivo che ci diamo, questo è l'obiettivo che vogliamo valorizzare sempre di più il nostro patrimonio abitativo, perché le persone possano vivere sotto un tetto sicuro, confortevole e costruire una famiglia. Un'altra proposta arrivata invece dal centrodestra, e cambiamo anche la tematica perché da questo problema abitativo di Brescia parliamo di commercio, invece la proposta arriva da Giampaolo Natali, consigliere comunale uscente di Fratelli d'Italia, anche presidente della commissione bilancio. La sua idea, la sua volontà è quella di portare nel centro storico di Brescia i grandi marchi, i grandi brand del lusso. Non solo nella cultura, Brescia deve porsi obiettivi ambiziosi, come è stato quello di voler diventare capitale italiana. Anche nel commercio, Brescia oggi ha tutte le carte in regola per attrarre i grandi brand del lusso nel suo centro storico, e questo sarà uno dei miei obiettivi per i prossimi 5 anni in loggia. È la proposta di Giampaolo Natali, attuale presidente della commissione bilancio del comune e candidato di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni del 14 e 15 di maggio. L'industria globale dei beni di lusso ha toccato nel 2022 un valore di mercato di circa 1.400 miliardi di euro, con una crescita del 21% rispetto all'anno precedente, spiega Natali. Intercettare questo mondo è un dovere e una grande opportunità per Brescia, per il suo commercio e per una trasformazione sostanziale del suo centro storico. Brescia e lusso si sposano perfettamente già oggi in molti settori, come quelli immobiliare o automobilistico. Lo stesso vale per i gioielli, ma spesso i bresciani vanno a Milano o a Verona ad acquistare semplicemente perché in città alcuni forti e prestigiosi marchi non ci sono, prosegue Natali. Vogliamo pensare che nella città della Mille Miglia, si domanda il consigliere, non ci sono le condizioni di ospitare i brand di lusso? Direi di no, forse non c'è stata la capacità di portarli a Brescia, che è cosa ben diversa. Per chiudere la pagina politica ci spostiamo sul nostro quotidiano online e ci spostiamo anche dalla corsa alla loggia alla provincia invece di Brescia, perché come avevamo riferito nei giorni scorsi c'era qualche difficoltà nell'assegnazione delle nuove deleghe dopo l'elezione del presidente Emanuele Moraschini un paio di mesi fa, alla fine di gennaio. Ebbene, questa mattina l'ufficialità, le deleghe sono state assegnate, lo avevamo anche visto appunto che il presidente Moraschini aveva dato una sorta di ultimatum ai suoi consiglieri che se non si fossero messi d'accordo, insomma, avrebbe deciso lui un lavoro, fa sapere la provincia, frutto della concertazione con le forze politiche e con la propria visione di governo dell'ente provinciale. Attenzione è stata messa prima di ogni altra cosa sull'operatività, premiando esperienza e competenza al di sopra di ogni logica di partito. Questo è appunto lo specchietto che leggiamo rapidamente con le deleghe. Moraschini trattiene per sé le deleghe infrastrutture strategiche, enti partecipati, montagna e fondi per i territori. Territori di confine, Sisti, cultura, identità locale, turismo e marketing territoriale, Fontana, lavori pubblici, strade e viabilità, Zobbio, partecipazione, trasparenza e anticorruzione, trasporto pubblico locale, che è una delega, lo sappiamo, non leggera da gestire, integrazione, mobilità provinciale e bretella autostradale della Valtrompia. A Natali, che abbiamo appena sentito in qualità di consigliere, ambiente ed energia, ciclo integrato dei rifiuti, dell'aria, del suolo e dell'acqua, quindi anche qui con il tema del depuratore, insomma, di
di carne al fuoco ce n'è parecchia: PNRR, bandi e programmazione europea, LOVO, pianificazione urbanistica e territoriale, assistenza e supporto enti locali, Tacconi, che è uno dei due vicepresidenti, ottiene sviluppo economico, attività produttive e promozione delle eccellenze, Mannatrizio, sicurezza, polizia provinciale, politiche itico-venatorie, oltre a tutta la parte relativa all'associazionismo e terzo settore, Bertagna, politiche per lo sport, strutture sportive, protezione civile, Bressanelli, risorse umane, pari opportunità, Ferrari, istruzione, formazione professionale, scusate, ed edilizia scolastica, e Dalini, aree omogenee, rapporti col territorio, comuni, istituzioni provinciali, locali e patrimonio, Apostoli, parchi, risorse naturali, politiche giovanili, servizio civile, Galperti, transizione ecologica, attività estrattive e una delega particolare come quella all'aeroporto di Montichiari, poi Bazzani, che è il secondo vicepresidente, innovazione tecnologica, trasformazione digitale, Bondio, politiche sociali, disabilità, fragilità, politiche per il lavoro e centri per l'impiego, e Cominassi, invece un'altra delega importante come quella al bilancio. Se volete approfondire, trovate tutte le deleghe, come abbiamo visto, ma anche le dichiarazioni del presidente Moraschini sul nostro quotidiano online. Proseguiamo ora cambiando decisamente argomento. Ieri sera nella zona di Brescia denominata Bottonaga è stata presentata una nuova pizza che appunto prenderà questo nome, una pizza dedicata al territorio anche dalla forma particolare, perché è triangolare come il casoncello, tipico di Brescia e tipico anche di Bottonaga. Tipici sono anche gli ingredienti, c'è anche un fine benefico. Alla pizza di Bottonaga, i complimenti a voi, quindi torneremo. Non sono una mangiona, ho fatto il bis e questo dice molto. L'ho mangiata volentierissimo, è un bel equilibrio tra gli ingredienti, quindi è da consigliare. E poi c'è l'aspetto sociale. Sicuramente, a parte l'aspetto sociale, che quindi aggiunge valore a valore. È una pizza con gli ingredienti del nostro territorio, legata alla stagionalità, e poi ha una finalità di solidarietà, e questo è quello che conta. Originale e molto buona. E poi espressione del territorio, per cui una pizza che consigliamo a tutti i bresciani. Quali sono gli ingredienti? Gli ingredienti sono semplici, di una volta l'Oertis, il taleggio e la salsiccia e l'impasto della pizza, giustamente. Ma quando non ci sono i Oertis, quindi non ci sarà la pizza, o no, c'è una variabile? No, c'è una variabile con gli asparagi, i classici asparagi. Adesso è il periodo dei Oertis, siamo riusciti a trovarli e abbiamo contattato i nostri amici del Bottonaga con i Oertis. Tra l'altro ha questa forma triangolare che ricorda il casoncello, giusto? Eh sì, effettivamente è stata proprio la chicca che volevano loro, questa pizza a forma di casoncello. Bottonaga ha la sua pizza oggi. Sì, con l'unione di una famiglia che ha origini campane con la moglie invece che è di una dinastia di Bottonaga, abbiamo unito queste due capacità e queste due conoscenze per creare la pizza Bottonaga. Ma quindi mi hanno detto che l'avete voluta triangolare come il casoncello. Esatto, è un mousse di Bottonaga, il casoncello, e quindi facendo faticare molto il pizzaiolo, che non ha fatto un semplice calzone a semicerchio, ma ha fatto proprio un triangolo con le cappe. La loro disponibilità proprio si concretizza anche in un sostegno al progetto Aiutiamo Bottonaga. Una quota di ogni pizza Bottonaga verrà devoluta al nostro progetto. Rimaniamo un po' in tema dell'enogastronomia bresciana, delle eccellenze del nostro territorio, ma ci spostiamo a Verona, al Vinitaly, dove un premio molto speciale è stato assegnato a Davide Lazzari, che è uno dei giovani produttori del piccolo ma eccellente consorzio del Montenetto. Esordio col botto per il consorzio del Montenetto al Vinitaly. Il vignaiolo bresciano Davide Lazzari di Capriano del Colle è stato infatti insignito del prestigioso premio Angelo Betti per la Lombardia. L'ambito riconoscimento, che in questo 2023 compie 50 anni, celebra i benemeriti della viticoltura italiana. 20 personaggi, uno per ciascuna regione, che con la loro attività si sono particolarmente distinti nel sostenere il progresso del settore. Davide Lazzari, che lavora nell'azienda di famiglia producendo vini con le denominazioni
DOC, Capriano del Colle e Montenetto di Brescia IGT ha ricevuto il premio per essersi distinto nella ricerca e nella specializzazione vitivinicola, approfondendo la conoscenza delle uve nel territorio del Montenetto, una delle più piccole realtà della viticoltura bresciana ed italiana. La Lombardia, ha dichiarato l'assessore regionale all'agricoltura Alessandro Beduschi, che ha premiato Lazzari a Verona, quest'anno ha scelto di segnalare il rappresentante di una nuova generazione di vignaioli che portano nuove idee, conoscenze e passione a questo mondo. Un riconoscimento che va quindi al giovane vignaiolo, ma per estensione a tutti coloro i quali lavorano ogni giorno per valorizzare la produzione del Montenetto, sì, una delle più piccole realtà italiane del vino, che però in questi anni si sta togliendo parecchie soddisfazioni. Prima dello sport, uno sguardo al meteo di questa settimana che ci condurrà ovviamente alla Pasqua e alla Pasquetta. Amici Trevi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trevi. Attenzione, partiamo da oggi per arrivare a Pasqua e Pasquetta. Partiamo però dalle immagini del satellite, ci mostrano parecchie nuvole nelle regioni meridionali, dove al momento è presente una zona di bassa pressione che porta molta variabilità. E in effetti nelle prossime ore piogge sono attese in diverse zone del sud, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, anche parecchio vento nelle regioni meridionali. Un po' di variabilità pure sul Medio Adriatico, in Sardegna, nel resto d'Italia non mancano ampie schierite, al nord tra l'altro abbiamo bisogno d'acqua, ma acqua non ne arriva praticamente mai. Nei prossimi giorni la bassa pressione responsabile del maltempo al sud si muove verso il Mediterraneo orientale, ma favorisce la discesa di aria fredda dal nord Europa verso l'Italia. Quindi ci attendono giornate freddine, specie a metà settimana, con minime di poco sopra lo zero e massime in molti casi non oltre i 10-12 gradi, insomma valori al di sotto della norma. Poi ci avviciniamo alla Pasqua, che vedrà un graduale rialzo delle temperature, però ancora molta variabilità, in particolare nuovamente al sud e sul Medio Adriatico. Queste sono le zone che rischiano nel weekend di Pasqua di avere appunto atmosfera instabile. Non dico che saranno giornate di maltempo continuo, tutt'altro, però la probabilità di qualche acquazzone e qualche piovasco al sud e sul Medio Adriatico resterà probabilmente alta per l'intero weekend di Pasqua. Invece condizioni migliori al nord e sul versante tirrenico, ma in tutta Italia con temperature non particolarmente elevate. Comunque, per rimanere ben aggiornati, mi raccomando, arriva appunto il lungo weekend pasquale, consultate l'upgrade gratuita di Trevi Meteo. È il momento dello sport ed è il momento della pallanuoto, perché questa sera la N Brescia ritrova la Champions, una grande serata alla piscina di Monpiano, perché i Leoni accolgono Novi Beograd e l'obiettivo è quello di riuscire a ritrovare la testa del girone. Sentiamo le parole, grazie al lavoro dell'ufficio stampa della N Brescia, del capitan Presciutti. Giochiamo in casa, giochiamo una grandissima partita di Champions League contro una grandissima squadra, ma noi siamo pronti, li aspettiamo, sappiamo cosa dobbiamo fare, ci stiamo preparando per questo finale di stagione. Questa è una tappa importante, quindi sarà sicuramente una bellissima partita, perché, come ripeto, si affrontano due squadre che stanno facendo grandi cose. Sì, innanzitutto le motivazioni vengono da sé, perché giocare queste partite penso che è la cosa più bella per ogni sportivo. La difesa sì, è l'arma comunque quando incontri queste squadre dove hanno una batteria di attaccanti notevoli, ma la difesa deve essere la nostra arma di tutta la stagione. Abbiamo avuto qualche passo falso, qualche defaillance in difesa, però ci stiamo riprendendo. Poi queste partite veramente a alto livello si vincono in difesa, quindi sarà la nostra arma. Però ripeto, dobbiamo affrontare questa partita con la spensieratezza e con la consapevolezza di chi siamo e di quello che ci vogliamo andare a prendere. Appuntamento quindi alla piscina di Monpiano questa sera alle 20:30. Ora, come promesso, torniamo invece a domenica, alla sconfitta 2-3 per l'Atlantide Pallavolo Brescia contro Motta di Rivenza, che però è valsa la salvezza matematica, quindi grande festa al San Filippo, grande festa anche nelle interviste. Allora sentiamo la voce e la felicità di Nicola Candeli, che ha anche ripercorso brevemente questa difficile stagione. Oggi era importantissimo, al di là dei risultati sugli altri campi, di cui non so niente, ma insomma a noi va bene così. Ti dico, peccato che è già finita la stagione, perché ripeto da inizio stagione che dico che questa squadra secondo me qualcosina di più si meritava. Sicuramente una stagione un po' sfortunata dal punto di vista degli infortuni, qualche occasione l'abbiamo sprecata anche noi, quindi un po' di responsabilità ce l'abbiamo noi.
però ecco, tutto sommato per come si era messa alla grande ci siamo tra virgolette sollevati di questo rischio play out di cui insomma c'era questo pericolo, e quindi tutto sommato tutto bene. Finalmente dopo 45 anni che gioco qua mi hanno dato una bottiglia di MVP e quindi alla grande. E ancora complimenti allora ai Tucani. Il telegiornale per il momento si ferma qui, ma le notizie come sempre non si fermano mai, continuano ad aggiornarsi sul nostro quotidiano online www.laibrescia.tv, eccolo qua, sul quale c'è anche la diretta in streaming di Live in questo piccolo box e i banner per accedere e iscrivervi ai nostri canali Telegram e Live Brescia News e Live Brescia Sport e rimanere così informati con una semplice e comoda notifica. Grazie per averci seguito anche quest'oggi, l'informazione torna in TV questa sera dalle 19. Nel frattempo a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata e a presto. Puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione E Live Play del nostro sito internet o riascoltarla in versione podcast su Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcast.